Salve a tutti da Philips 89, siamo tornati qui su Total War Attila, che ormai diciamo che è il gioco che mi rilassa di più e mi appassiona di più. Gioco pure ad altri giochi, ma ovviamente su YouTube preferisco portare i Total War dove sono un pochino più alla mia portata, diciamo, ecco. Stiamo portando la nuova mod, nuova, per me è nuova, la 1212 avanti Cristo, poi c'è la beta, ma non possiamo selezionarla. No, non è la beta, è date, boh. E facciamo l'early campaign. Ho già in mente chi prendere, ovviamente in Italia con Genova. Genova perché? Allora, ho testato un po' di, diciamo, di fazioni, non tutte. E un po' mi lascio prendere dal patriottismo di scegliere qualche nazione italiana, di solito. Ho giocato anche il Regno delle Due Sicilie, ma scelgo Genova, pure avrei potuto scegliere anche Pisa, che credo che sia una di queste, ora non la trovo. Per il semplice fatto che quando facciamo il castello, e lo vedremo più avanti, abbiamo qualche unità di spada, di guarnigione, invece so, le altre sono tutte di lance. E questo ci dà un piccolo vantaggio, almeno all'inizio. Anche se non ho visto le unità, diciamo, upgradate, perché credo che c'è il potenziamento nelle ricerche. Comunque, iniziamo. Ah, volevo dirvi, l'altra campagna che stavo portando l'ho un po' accantonata, sì, è da un po' che non registro, come potete notare sul canale. Ho qualche episodio da parte, lo reinserirò, ma comunque viene messa da parte quella campagna. Non è finita male, voglio dire. Può ancora continuare a dire la sua. Mentre altre campagne che vedete interrotte o sono, diciamo, finite male, era difficile proseguire, mi stressavano, preferivo non giocarne, voglio un qualcosa di rilassante, comunque impegnativo a Beriard, di solito le faccio, quella leggendario l'ho dovuta per forza abbandonare, erano impossibili con le varie mod, oppure altre campagne sono state abbandonate, accantonate, perché ormai avevo raggiunto il potere massimo, anche se non ho conquistato tutto. È inutile che vi traduco qui perché non capisco alcune cose, ma non sono bravissimo in inglese. Andiamo all'inizio della campagna. Allora, qua ci dà delle informazioni, ma sempre non sono bravo a tradurre. Ok. Noi partiamo con questo esercito, che non è malaccio, ma io non uso tanti arcieri, anche se qui il gioco, diciamo che quasi te lo impone. Allora vorrei fare tipo qualcosa subito, ecco, psichiatri, la psichiatria insomma serve per la sanità qui. Allora vediamo cosa, come ogni città è a sé, non ci sono le province, le regioni, ecco. Anche perché nel Medioevo era molto così, rispetto all'altra mod che ci sono le regioni, però credo che si scarichi parte da Steam e parte dall'esterno su internet, e preferisco usare quella che c'è su Steam. Poi magari se trovo il modo userò anche quella. Insomma, vediamo qui cosa fare. Intanto lui è il re. Qua abbiamo il castello. Non credo. Cominciamo a fare il castello. Vedete, ci dà spadaccini guelfo che potremmo, credo, anche reclutare. Ok, qui faremo questo. E perderemo in, cosa ci dà? Questo ci dà più ordine pubblico, questo non ce lo fa vedere di secondo livello, comunque è impostato sulla crescita, growth. Mentre questo è un intermezzo tra ordine pubblico e crescita. Io consiglierei a tutte le città all'inizio di fare questo qua, perché
che ci dà comunque sì sanità, ma ci dà più crescita all'inizio, no? Siccome noi potremmo sviluppare poi anche con le mod ti fa scegliere se sviluppare fino a qui, cioè 1, 2, 3, 10 caselle in tutto, credo. Non sono mai arrivato al massimo finora. E sviluppare le città al massimo. Ovviamente credo che varrà pure per l'IA. Allora, noi intanto qui dobbiamo aspettare, quindi ci saranno molti turni a vuoto. Tecnologia l'abbiamo fatta, facciamo il commercio. Allora, già qui credo che non potremmo fare niente, ma è un califfato, quindi niente. Allora abbiamo un accesso militare, vediamo se riusciamo a fare anche un patto di non aggressione moderata. Ci chiedono 100, no. Per adesso no. Spendi soldi. Patto di non aggressione con il comune di Bologna, che sarebbe il principato, va bene. Proviamo a instaurare prima delle cose semplici con il comune di Milano. Vediamo se vogliono un patto di non aggressione moderato, che è un nostro vicino. Anche se sarebbero i più facili all'inizio, visto che sono vicini, conviene pure. Ma poi sceglieremo la strategia più avanti. Vediamo se vuole commerciare l'Inghilterra. Basso. Basso. Repubblica di Pisa, che siamo in attrito. Tu? Trade Agreement? No. Insomma, non vuole commerciare nessuno. Allora, andiamo su questo. Ok. Facciamo sposare il nostro principale. Sì. Loro gli diamo delle promozioni. Qui cosa ci dà? Integrità e influenza. Mi servirebbe, siccome li metterò entrambi, credo. Vediamo le loro statistiche. No, lui è stratega. E lui è authority e va bene come governatore. Allora, siccome vai bene come governatore, ti mettiamo qui. Tu qui ci dà integrità. E dovremmo prendere un altro governatore. Mercante. Questo è il replenishment. No, esperienza. Esperienza, no, lui, mercante, che andremo a mettere come governatore. Sì, sono uscito dove già potevo fare il tutto. Tu vai in Liguria, sì. Ok. Tu vai in Corsica e vediamo la fedeltà che è un po' bassina. E tu sarai il nostro generale in seconda. Ok, tanto gli passiamo un paio di arcieri, anche se questi sono medi, quindi buoni pure sul corpo a corpo, ma io preferirei questi altri, che sono leggeri, sì, ma hanno il tiro infuocato. Queste sono delle unità solo da massacro, da... Non sono molto buone, a meno che non gli faremo delle armature più avanti. Quindi recluterei 1, 2, 3. Qui farei la mod. La mod, sì. L'editto. Editto, l'editto, ecco questo morale per il reclutamento. E reclutiamo il turno dopo. Tanto qui ci mette 6 turni, poi non potremo reclutare più le lance. Qua ne abbiamo 4, ok, passiamo il turno. Qui farei l'editto della crescita. Ok, passiamo il turno. Dobbiamo per forza decretare. Lui non si sposa, ok.
Vabbè, i figli già ce l'abbiamo, solo per avere un po' di influenza in più, ma va bene così. Qua dobbiamo pure pensare a cosa distruggere, e sicuramente questo. Per fare la sanità, sì. Qua andiamo a fare la sanità, che per adesso è solo di livello 1, ma va bene. Ok, tu adesso potresti anche reclutare. Devo stare stazionato qui per adesso. 1, 2, 3 e 4. Ci dà del morale. Ok, tu la cavalleria ne hai abbastanza, sì. Più il generale. Ci servono delle spade. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. E vediamo se troviamo una moglie da qui. Che non ci costa influenza, no? Magari con un nostro vicino di casa tipo Milano. E non c'è la chiamata, no? Comune di Verona. E comunque adesso siamo una piccola potenza, Savoia, che non vorrei proprio, ma neanche c'è il matrimonio. Tu non c'è nessuna delle mogli da donarci, preferibilmente cristiane o cristiane ortodosse. Vediamo chi è, loro potrebbero. Non c'è la chiamata neanche qui. Bavarina, sì. No. Ecco. 23 anni. Ci dai corruzione. Vediamo se vogliono. Passo. Passo. Però sarebbe una buona moglie. Allora possiamo fare pure un investimento. Vediamo se riusciamo a metterci qualcos'altro a pagamento. Ovviamente offriamo. Moderato. Vediamo se accettano. No. Allora facciamo. Andiamo sul sicuro un 1.600. No. 160.000. 1.600. Neanche. Belli miei, quanto volete? 39 anni, voglio dire. Pagamento. Facciamo 2005 e no, 2005. Ok. Abbiamo tolto il patto di non aggressione, ma con lui miglioreremo di molto i rapporti. Speriamo che non scompaia presto questo ducato, anzi. Allora, dovremo sicuramente migliorare l'esercito. Qui c'è un problema perché Pisa si sta muovendo e probabilmente ci attaccherà. Quindi qui non faccio niente per adesso. Ah, qui abbiamo il castello. Non faccio niente perché poi insomma ci fa un favore, perché se lo attacchiamo noi, guardiamo un attimo nella diplomazia, ci dava dei malus e dichiara guerra. Infatti, allora dichiara guerra. Che viene condannata da tutte le fazioni, quindi noi non potremmo dichiarargli guerra per adesso, eh. Passiamo un altro turno. Ok, forse qui mi ero dimenticato di fare la sanità. No, avevo distrutto l'ultimo turno. Ok, io sposterei già il re di qua. Non ci hanno attaccato per fortuna. Ho in mente di espanderci di qua.
poi attaccare loro che sono di una religione diversa e ci farà guadagnare maggiore rispetto e influenza dai nostri vicini, ecco, e della nostra stessa religione. Facciamo intanto questo, sì, possiamo reclutare qui che c'è già il castello e farei. Questi ci costerebbero molto. Sì, facciamo la cavalleria di qua. Anche questa leggera. Che ci costa un turno, tra l'altro. Lui sarà più che altro una guarnigione per adesso. Poi abbiamo queste due che sono un po' superiori rispetto a queste. Però queste ci costano di meno. Ah, sono leggere? E dobbiamo fare per forza queste. E non abbiamo soldi, ok. Strano che già abbiamo finito i soldi, ma queste città ci costano molto di più. Farle 9.000 abbiamo speso, va bene. Passiamo un altro turno. Allora, abbiamo con queste tre. No, no, queste qua no. Facciamo altre due di queste, anzi un altro, ok. E direi anzi di fare così, di lasciare questo com'è e lo convertiamo in quello che ci dava più crescita. Sì. Il resto delle spade. Super giù sono altre due, voglio sempre lasciare uno slot per quando avremo le catapulte. Non credo che tra i mercenari ci siano, anche se sono molto indicate queste che equivalgono alle picche. Vediamo se riusciamo a prendere un'unità di queste. Di qua ci sono ste picche? Sì, ci sono disponibili. Costano lo stesso, più o meno. Le facciamo, sì, le prendiamo, dai. Qua posso costruire, ma non so se. Non mi fa vedere qui. Vediamo da qua. No. Allora, più o meno sanità tutti. No, tutto lo stesso. Questo resta 2, sanità 3. Sanità 4, quindi questo sarà 3. Questo sarà 2, sì. E non aumenta per adesso, aumenterà dopo. Farei. Ah, e dimenticavo, su questa mod non ci sono le plot. Non so se è per adesso o per sempre, diciamo. Tu stai finendo di reclutare. Passiamo un altro turno. Intanto i governatori, che io andrei su queste due. Più o meno i potenziamenti del generale o del governatore sono gli stessi di Charlemagne. Su queste due per adesso. Allora, questi comunali quanto ci costerebbero? Medi 146. Allora aspettiamo qui a convertire un altro po' e facciamo almeno 2-3 di questi comunali. Perché sono medi rispetto a questi qua. Abbiamo di qua come si chiamano. Che sono leggeri, costano 10 in meno, sì, ma sono leggeri.
Morale è buono. Sono leggermente migliori questi. Come armatura, anche se sono leggeri. Hanno meno armatura. Sì, facciamo questi comunali. Ok. Passiamo un altro turno. Penso che ci sia l'inizio delle crociate. E lui vuole moglie, sì, non ci opponiamo e non possiamo neanche opporci. Ok. Qui abbiamo quasi finito di reclutare. Ok. Qua ritorniamo a fare di nuovo il castello. E qua produciamo abbastanza cibo. Qua anche. Cosa volevo vedere? Ah, se possiamo dare delle promozioni. Ok, tu sei governatore, mettiamoti qui per adesso. Tu puoi salire, ma io vorrei portarti almeno qui per l'ordine pubblico. E qua la fedeltà è un po' bassina per tutti. Anche questo ci dà dei malus. In realtà invece ce ne dà abbastanza. Cosa ci dà in meno? Dobbiamo restare in questo quadratino più o meno. Non ci dà né troppi malus né troppi bonus. Però è una via di mezzo. Ok, passiamo un altro turno. Allora, vediamo qui. Con il reclutamento abbiamo pure finito. Quindi toglierei questo editto e metterei. Io potremmo mettere anche quella della tassazione, però questa della crescita ci dà un aumento del commercio anche e della crescita, che sono entrambi utili. E questi editti non hanno malus. Qua non possiamo ancora reclutare i comunali, ma lasciamo tutto com'è. Vorrei fare una battaglietta all'inizio, ma siamo tutti amici qui, siamo tra amici. E vorrei che qualcuno ci dichiarasse guerra per primo. Vi ho spiegato, il mio obiettivo sarebbe Cagliari per poi approdare in Tunisia, a Tunisi. E cercare di farmi nemici gli arabi, i musulmani, per una questione di gioco, eh. Un altro turno. Allora, nel passaggio del turno molti ci hanno chiesto il non aggression pact, il patto di non aggressione, in poche parole. Questo perché sicuramente siamo cresciuti, insomma, 48esimo livello. No, di rank, scusate, 48 sono gli anni. E siamo di quindicesimo rank 15, insomma, per avere solo due città non è male. Allora, qui cosa fare? Allora, diamo un'occhiata all'ordine pubblico, che il 19 è dalla presenza militare, cioè dal nostro re. E va bene, quindi dobbiamo fare qualcosa per aumentare questo ordine pubblico. Questo ci darebbe anche dei soldi. Potrei fare questo per adesso. Sì, non abbiamo più soldi, molto molto male. Va bene.
passiamo un altro turno. Qua non riesco a tradurre, scusate. Ci sono i pirati, quindi avremo dei malus sul commercio, va bene. Abbiamo l'autorità morale, sì. Questo ci dà ancora autorità, va bene. Vorrei arrivare all'integrity. Non abbiamo dei bonus sull'attacco e la difesa, va bene. Ce li daranno questi, penso. Sì, poi aumenteremo anche questo. Poi. Ma penso che se arriviamo a livello 6 di 1, 2. Avremo con questo al massimo gli attacchi notturni, già con col nostro re se non schietta prima di una battaglia, di vecchiaia, insomma. Comunali non ci sono. Dovremmo farlo di livello 2? Sì. Dobbiamo aspettare ancora. Non siamo abbastanza forti per attaccare almeno un esercito. Passiamo il turno. And it is every Christian's duty to defend all that is holy. His Holiness the Pope has called a crusade to reclaim the Holy Lands from the infidel, who would deny Christian pilgrims their right to visit the holy places. It is time for the armies of Christendom to put aside their differences and unite under one banner, the sign of the cross, and give back God's children what is rightfully theirs, or die trying. Ecco che inizia l'avanzata delle crociate. Qui ho commesso forse un errore. Non abbiamo niente che produce cibo. Infatti siamo a meno 30, convertiamo questo al cibo. Altri soldi che se ne vanno, ma va bene. Dà comunque esperienza al governatore. Mercenari, niente. Abbiamo lui. E di integrità credo che stia messo. No, non proprio bene. Allora facciamo sempre questo, andiamo verso l'integrità. Ho pensato, se io aumento le tasse, bloccherei la crescita, sì, prima o poi. Però potrei causare una ribellione e quindi far fare esperienza ai nostri piccoli generali. Passiamo il turno. Abbiamo il re e il viceré. Qua siamo messi male. Allora, tu sei governatore. Ti mettiamo qui. Ok. Lui. Vorrei far fare esperienza. Sì, lui va bene come governatore. Al nostro erede. Già 16 anni. Potremmo togliere lui, sì. Mettiamo lui qui. Va bene. Qua avremo presto una ribellione che penso che farà guadagnare pure un pochino di influenza al nostro re. Anzi, aspettiamo lui per questo. Vediamo se c'è qualche donzella dei nostri vicini di casa pure. Nessuna ha una moglie? Dobbiamo pagare pure qui. Vediamo quanto vogliono. Moderato, proviamoci. No.
Se ci fanno una controfferta comunque siamo vicini. Perché mi fai rifare tutto? Dai, ti do tutto, eh. Dimmi di sì. No. Vabbè. Prossimo turno cercheremo di farlo. Intanto vediamo. Lei era Ducato di Lorraine. Esiste ancora? Sì. Possiamo avviare un non-aggression pact senza pagare, ecco, miglioriamo i rapporti. Alleanza difensiva ancora un po' presto. Farei sfociare una ribellione qui, una battaglietta, anche se dovrò tagliare perché credo che sto registrando anche da troppo tempo. La facciamo solo spawnare, poi ci fermiamo. La battaglietta sarà nel prossimo episodio e vedremo tutte le unità. Passiamo il turno. Ah, qui dobbiamo riconfermare l'editto, una skill, governatore sì, l'economia, quindi rifacciamo questo, risparmiamo. Poi qui potremmo fare qualcos'altro e anche la città, ok, passiamo il turno. Allora, vediamo qui, qua sprecheremmo del cibo. Quanto ne produciamo? Meno 30 per adesso. Andremo a più 30. Squallore per adesso non ce lo possiamo permettere. Quindi escluderei quelle con squallore. E corruption. E che avanzando cosa ci dai? No, solo la corruzione. E comunque non è male. Pure questo. Influenza religiosa, ma poi faremo una chiesa, quindi no. L'altra alternativa era la ricerca. O la crescita e il commercio. Qua guadagneremo di più sull'agricoltura. No, facciamo questo, la crescita e il commercio. Comunque ci dà un vantaggio anche economico sul commercio, dai. Allora, direi qui di lasciar perdere la ribellione in questa fazione. Anzi, rimettiamole le tasse. No, perdiamo pure cibo. No, no. Uè, uè, dov'è? Qui, ok. Meno 13. Qua facciamo ribellare, abbiamo detto. Allora, vediamo se riusciamo adesso a dargli la moglie a lui. Allora, credo che fossero questi. Vediamo un po'. No. Allora, erano di qua. Non c'è più la moglie? Forse erano questi. Sì. L'hai data a qualcuno? No. Pagamento. Moderata. 2000. 3000. Dai. Poi, quanto vale sta moglie? Beautiful. Bellissima. Allora, proviamo così, dai. Miglioriamo i rapporti con una Grecia. Una Grecia. Anzi, no. No, no. Mi guadagni il tuo favore entrando in guerra con... Con... Questi chi sono? Con loro, sì. Moderato. E... Vediamo adesso. Diventa sempre... Moderata. Forse risparmiamo qualcosina.
joinando la guerra, entrando in guerra con il Portogallo, queste due fazioni. Pagamento, vediamo con 1.800, non mi fare 100, no, però io devo pagare, non mi far fare 100 tentativi. Mannaggia. Join la guerra, join. Allora avevamo offerto 1.800, proviamo 2.500. Poi abbiamo accesso. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo due nuovi nemici. Ma sono lontani da noi. Passiamo un altro turno. Invasione dei mongoli, che sarebbero l'equivalente degli unni in questa mod, credo, ma non so da dove spawnano. Sicuramente dalle steppe di qua. Ok. Qui aumenta? No. Sì, può darsi. Cioè, per adesso non è aumentato. Passiamo l'ultimo turno, scoppierà la ribellione. Ok, la ribellione è scoppiata. Passiamo le tasse, guadagniamo 700, va bene. Qui c'è ancora un problema di sanità. Qui. Loro ci attaccano perché hanno preso sicuramente dei mercenari. E noi li dobbiamo attaccare, li volevo far crescere. Tanto qui lui dobbiamo fare qualcosa. Vediamo se ci riusciamo con lei. E lui già ha fatto un figlio che è illegittimo, ok. Andiamo ad attaccare questi ribelli e facciamo questa battaglietta, veloce, veloce, e poi ci fermiamo, ragazzi. La facciamo solo per vedere le unità, dai. Allora, non ci sono effetti negativi nel... clima. Io uso la solita formazione, due lance di qua, due lance di qua. Oddio, potremmo fare una formazione un pochino più ristretta, in questo caso, visto che hanno meno unità loro di noi. Le due cavallerie di qua e l'altra cavalleria col generale di qua. Ovviamente dovremo attaccare noi, taglierò, anzi... Facciamoli avanzare. Poi taglierò tutto il tragitto, ovviamente, che non vi interessa vedere. Queste sono le unità, vediamo in cinematica. Balestieri che hanno comunque un'ascia con loro. Le lance. E sono medie. Non so se nel gioco base, cioè nella mod base, io ho un ulteriore mod che mi dà le formazioni difensive, ma le utilizzo abbastanza poco. Non servono a molto. Va bene, ci vediamo direttamente quando siamo faccia a faccia con l'avversario. Allora, siamo quasi a tiro. Abbiamo messo la cavalleria e il generale di qua, in modo da mandare in confusione queste poche unità. Andrei di nuovo veloce. Ecco che lasciano un'unità di qua. Allora, gli arcieri. Mettiamo velocità normale.
Farei attaccare loro. Le unità di fanteria li facciamo avanzare velocemente. Loro si mettono in formazione allargata e beh, lo facciamo anche noi. Beh, questo credo che sia il caso di attutire il colpo. Lasciamoli come sono. Allora andiamo diretti, allora andiamo di qua e poi no, qual è il tasto? Ok, le due lance, dov'è la cavalleria? Le facciamo avanzare. Qui mandiamo le riserve visto che ce l'abbiamo. L'altra riserva dov'è? Di qua. La facciamo avanzare qui. Con le cavallerie direi di... Già di attaccare, non mandiamo il generale, vediamo dove interviene. Ora possiamo mandare pure il generale. Guardiamo un po' lo scontro qui. In cinematografica. Bello il massacro, il sangue, tutto delizioso. No, oh, e questa spada l'ho già persa praticamente. Ritiratevi. Il generale è finito praticamente accerchiato dalle nostre unità. Abbiamo perso un paio di uomini, ecco. Però non abbiamo perso tutte le unità. Vabbè, io prendo tutti se riesco. Ci vediamo nella mappa di gioco. E facciamo che li uccidiamo visto che sono ribelli. Non possiamo direttamente tornare nelle nostre terre. Peccato. Ah, sì, ce la facciamo. Il reintegro credo che sia abbastanza scarso, forse per un fatto di edifici. Passiamo all'ultimo turno. Chi passa di livello il nostro governatore, che gli darei subito l'influenza, che sarebbe il nostro erede. Gli abbiamo già dato una carica, ok. Dicevo di passare. Abbiamo sistemato un po' la lealtà di questi, sì, molto bene. Guadagniamo un bel po' di influenza in più adesso, anche di... del potere, insomma, qui. Ok, non possiamo fare molto per adesso. Potrei fare scoppiare un'altra ribellione, ma ci darà altra influenza? Non più di tanto. Allora, stavo pensando che qui Pisa è scoperta. Qui hanno ammassato le proprie truppe. Qui dovrebbero fare un assedio per poterci prendere la città. E con questa unità potremmo difenderci o comunque contrattaccare. Qua non posso fare ancora i comunali. Vediamo intanto se dichiarargli guerra adesso se sono cambiate le condizioni.
No, ci farebbe sempre. Ci darebbe sempre dei malus, che penso che siano temporanei. Quindi aspettiamo magari di fare questa città. Ok. E non possiamo fare molto per adesso. Ci fermiamo qui, ragazzi. Se l'episodio e la serie vi garba, supportate con dei like, è molto importante. Condividete, iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima. Un saluto da Philips89. Ciao!